Onorevole Alfano, buonasera. 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 Buonasera, Sonia Alfano, europarlamentare. A che ora ha lasciato la Val di Susa? Ho lasciato la Val di Susa 11.45 stamattina. Senta, faccia finta di avere davanti, come dire, i piccoli parlamentari europei, quelli che... faccia finta che siamo dei bambini che non capiscono nulla. Come ci andiamo abbastanza vicino, insomma, non è uno sforzo difficile. Come si racconta all'Europa questo luogo particolare? Ma intanto noi abbiamo pensato di dar vita a questa missione, a questa delegazione, perché volevamo fosse veramente molto più chiaro quello che sta accadendo effettivamente in Val Susa. E nei mesi precedenti avevamo scritto una lettera sia al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy che al Presidente della Commissione europea Barroso e al Presidente del Parlamento Buzek, proprio per chiedere maggiore attenzione anche a fronte dell'enorme impegno economico che l'Unione europea si è assunto per la costruzione di quest'opera. Quindi noi siamo arrivati ieri pomeriggio, siamo arrivati a Torino, siamo saliti immediatamente in Val Susa, siamo stati a Bussoleno in un teatro grimitissimo di cittadini, di popolazione notav, di comitati, e la nostra delegazione era formata, oltre che da me, da Gianni Vattimo, da Eva Lichtenberg dei Verdi e da Sabine Wills della GUE. La GUE traduca per noi che siamo è il gruppo politico di sinistra, di estrema sinistra europeo. Sì, certo. Quello che manca nel Parlamento italiano. Vabbè, c'è ancora in Europa. Sara Wagenknecht. No, in Europa devo dire che è molto attivo e molto presente. Bene. E quindi siamo arrivati ieri pomeriggio, siamo stati portati a Bussoleno per partecipare a questo incontro con la popolazione. Ecco, come sono gli umori della gente dopo i tanti arresti delle ultime settimane? Io conosco questa gente già da 3 anni. È ovvio, purtroppo, ovvio no, non è giusto, però purtroppo ci sono sempre personaggi che cercano ribalto, che comunque cercano di sfogare la propria stupidità infilandosi in battaglie che non conoscono assolutamente. Quella parte di popolazione che conosco io è una popolazione di persone straordinarie, fatta di famiglie, di persone anziane, di agricoltori che oggi erano lì ad aspettarci dietro le grate del cantiere per far ammettere alle forze dell'ordine che non è vero che loro hanno la possibilità di entrare nei loro poteri, nelle loro campagne. Perché? Perché comunque proviamo ad immaginare un contadino a cui viene parzialmente espropriato il terreno e gli viene detto: senti, tu puoi continuare ad entrare, se vuoi puoi entrare anche tutti i giorni, però ci puoi entrare da solo, non puoi entrare in auto e ci puoi entrare per pochi minuti. Giustamente queste persone, stiamo parlando di persone di 60-70 anni, dicevano a noi: chiedete a loro, chiedete alle forze dell'ordine com'è possibile andare a vendemmiare nei nostri terreni in queste condizioni. Se non si può portare il trattore con le gerle per portar via l'uva. Mi sembra un po' una presa in giro. Però davanti a tutta questa farsa, per noi è stata veramente una farsa, devo dire che c'è stata comunque grande educazione, grande rispetto, perché c'era una delegazione comunque di circa 30 persone che avrebbe voluto entrare con noi stamattina dentro il cantiere, ma sia la prefettura che la questura non aveva dato l'autorizzazione. Senta, ma ci faccia capire, una questione questa della TAV, che è estremamente legata a noi, insomma, al movimento italiano, a tutte le contraddizioni di cui accennavamo prima, ma nel resto d'Europa è una faccenda all'ordine del giorno, una faccenda sentita e vista come centrale nello sviluppo dei trasporti? Lo sta diventando, soprattutto in Commissione Trasporti. Lo sta diventando perché a fronte di, in questo momento di crisi per tutta l'Europa, continuare a parlare di un impegno di spesa così forte a fronte di una crescita, progresso, che sappiamo tutti quanti essere assolutamente una ipocrisia allo stato puro, sta cominciando a destare attenzione e sospetti anche da parte di quegli eurodeputati che magari, essendo in altre commissioni, non si sono addentrati in queste questioni. Quello che noi abbiamo fatto è stato proprio quello di entrare, di poter verificare per poi poter raccontare già da lunedì ai nostri colleghi. Molte volte anche sui giornali abbiamo letto di un cantiere avviato. Beh, io posso dirvi che oggi ho visto tutto tranne che un cantiere. E come lo definirebbe in una battuta? Guardi, un campo di addestramento per le forze militari, una zona militarizzata per un campo di addestramento, perché non ci sono gli operai,
non ci sono opere. Io oggi ho chiesto ai responsabili dell'azienda. Non si è ancora cominciato. Senta, abbiamo pochissimi secondi, permette una brutalizzazione. Certo. Secondo lei come va a finire? Ma io mi auguro e credo che vada a finire in un nulla di fatto come il ponte sullo stretto. Guardi che là oggi c'erano anche i mezzi delle Nazioni Unite, c'era un cingolato delle Nazioni Unite, ma di Cioè, cosa stiamo scusi, caschi parlando? blu? In Esattamente, Val di Susa? Ce utilizzato, sì, abbiamo le foto, l'è utilizzato non so che posta? cosa, certo. Grazie. No, Grazie. scusi la brutalità, ma se ce l'è Grazie. posta così. Grazie, un blindato delle Nazioni Unite raccontato da Mancava solo lui. Sonia Alfano in una delegazione di parlamentari europei oggi in visita in Val di Susa. Grazie, onorevole.